Si chiama La città che parla, in realtà è un'iniziativa volta a introdurre quelle che sono le applicazioni multimediali alla cultura e anche alle bellezze della città. Per questo la presidenza del Comune di Pescara ha voluto organizzare una conferenza, ma soprattutto presentare il progetto. Come si svolgerà? È un progetto che prevede 10 mattonelle per i 10 monumenti più importanti di Pescara, con la speranza di poter ampliarne anche nel numero. Sono 10 porte mediatiche, multimediali, che ci permettono di entrare in questi monumenti con gli strumenti di oggi, cioè con la possibilità di, con un telefonino, di avvicinarsi al QR code e poter vedere insomma quello di cui si tratta per quel monumento. Quindi andiamo da Casa d'Annunzio, al Museo Cascella, al Circolo Laternino, al Ponte del Mare, al Comune di Pescara, al Conservatorio, insomma tantissimi monumenti a cui si aggiungono anche le due chiese principali della città, che sono la Basilica della Madonna dei Sette Dolori e la Cattedrale di San Cetteo. È un mezzo per riscoprire la cultura cittadina, la città che parla, perché è l'istituzione che si avvicina ai cittadini e ne parla come se fosse un maestro elementare, per spiegare in maniera semplice, con toni pacati, quello che rappresenta un po' Pescara e la sua storia. Ma è anche uno strumento che potrebbe migliorare in futuro, con l'aiuto di commercianti e dei servizi della città, che potrebbero utilizzare questi strumenti, magari con il mezzo della sponsorizzazione, ci potrebbero consentire di ampliare la rete.